tutto quanto ciò che è il discorso del recupero e Ecco, l'uso. siamo ritornati in onda, scusateci, chiedo scusa se vi interrompo, abbiamo avuto 3 minuti di blackout che si è bloccato Procaster, il programma con cui facciamo la messa in onda. Stava parlando Irene, puoi ripetere l'ultimo concetto gentilmente? Dicevo che ieri, durante la visita che abbiamo fatto e abbiamo incontrato appunto questi detenuti che sono sottoposti al regime di ergastolo ostativo, ci spiegavano come appunto una persona, innanzitutto dopo anni e anni di galera, dopo 20 anni di galera, non è più la stessa persona che era entrata, diciamo, 20 anni prima. E, però ci raccontavano anche di come vivere una pena del genere che leva ogni speranza. Dove appunto dicevo che nei certificati di condanna c'è scritto fine pena 9.999, forse è meglio, loro stessi dicevano, è preferibile una pena di morte perché almeno si mette fine a una barbarie di questo tipo che a un fine pena mai, dove comunque la gente è chiaro che perde la testa, diventa pazza, non si può pensare di non poter mai accedere alla libertà. Cioè Carmelo Musumeci è un esempio di questo, è riuscito a uscire dopo 20 anni di galera per andare per 11 ore e racconta queste sue 11 ore, ne scandisce nel tempo, per andare a discutere la tesi di laurea. Lui stesso dice: non so se questo capiterà mai più nella mia vita, visto che sono condannato a un ergastolo ostativo. Sì, Gianni. Allora, io sì, a parte appunto l'amarezza su questo tipo di prassi che in molti paesi non c'è più, il fatto dell'ergastolo in sé, vorrei anche dire che comunicare appunto a tutti coloro che ci seguono, che appunto perché i radicali non si rivolgono a categorie, non vogliono privilegiare nessuno, non vogliono con la loro attenzione, non con altro ovviamente. Ci rivolgiamo all'applicazione delle normative che lo stesso Stato si è posto. Prendiamo sempre in considerazione, appunto, in linea con questo, che la comunità penitenziaria non è composta soltanto di carcerati, ma è composta anche di persone che lavorano in quelle mura, che hanno la responsabilità della custodia di quegli esseri umani e sono anch'esse gli esseri umani, e sono il personale della polizia penitenziaria e anche i direttori delle carceri. Da un documento che ho appunto ascoltato su Radio Radicale, c'è una testimonianza molto importante che rende la crudezza della situazione anche nei confronti appunto di queste persone che lavorano, che quindi non hanno nessuna colpa da scontare, in cui si celebrano appunto due episodi. L'uno di una traduzione presso appunto il tribunale per una udienza di un carcerato, che è stata fatta appunto durante la quale il furgone che trasportava appunto questo carcerato è andato fuori strada. Al momento dei rilievi, altri appunto rappresentanti delle forze di polizia hanno rilevato che aveva delle ruote così lisce che veramente era pericolosissimo circolare e che a chiunque altro avrebbero fatto una multa. Però purtroppo questa qua è la condizione con cui sono costretti a lavorare questi personaggi, queste persone, e un altro episodio in cui appunto sempre in una traduzione, durante la traduzione il furgone è rimasto senza benzina e lì sono intervenuti i singoli poliziotti appunto della polizia penitenziaria di tasca loro per trovare la benzina perché poi la responsabilità di eventuale ritardo sarebbe stata loro, sempre in ritardo per l'udienza del processo a cui doveva appunto essere presente la persona tradotta. Quindi voglio dire è una decadenza generale. E anche i suicidi, questi illustri sconosciuti dall'informazione e da quella che possiamo chiamare l'opinione pubblica, sempre più adesso coinvolgono questo appunto, chiedo appunto supporto anche a Irene, coinvolgono anche persone della polizia penitenziaria, che evidentemente è costretta a lavorare in un certo modo, nonostante i turni. Si portano appresso questo esercizio della tortura imposto dalla legge perché loro in qualche modo devono detenere, devono custodire e questo comporta ovviamente anche uno stato d'animo che li ha portati in molti casi a questo tipo di
di soluzioni, di svolte drammatiche, cioè appunto di togliersi la vita. Questo è anche spesso manifestato, citato e urlato dal presidente del sindacato dei carceri, dei direttori delle carceri, che è direttore di carcere anche lui, di Trieste, se non sbaglio, adesso mi sfugge il nome, Enrico Sbriglia. Sbriglia, esattamente, il quale ha citato, appunto, ho sentito dire che lui stesso si è incaricato di istituire praticamente una rotazione all'interno delle carceri per poter far sì che a rotazione all'interno della cella qualcuno dormisse sul materasso che era adagiato a terra, anziché, non, secondo antica prassi ignobile, l'ultimo arrivato si dovesse adeguare appunto a questa condizione. Poi lui stesso si era, con un sistema di biglietti e così via, si era incaricato appunto di istituire questa rotazione, cioè materassi a terra, perché dopo il quarto livello di letto a castello non è possibile andare più su. È una cosa che si commenta da solo e che si commenta da sola e che purtroppo è sempre più pesante l'urlo del silenzio su questa cosa. Bene, Mariangela, una tua riflessione. È una mia riflessione, tanta amarezza. Tanta amarezza perché diciamo che, come dicevo prima, l'illegalità non riguarda soltanto le carceri, l'illegalità riguarda ogni altro campo, per cui diciamo che non si ha la volontà di legalizzare la vita proprio, e questa è la cosa avvilente. È più comodo nascondere le cose, e quindi niente, non a caso ci siamo noi. Diciamo, voglio dare merito ai radicali che sono sempre vigili, presenti, diciamo sono le sentinelle della politica italiana. Però è durissimo perché a volte sembra veramente di lottare contro i mulini a vento, proprio perché la gente comune non è informata. Certo, E il volevo. problema è proprio quello dell'informazione, no? Perché si preferisce sui canali, sui grandi mass media, parlare ben di altre cose, di argomenti più frivoli, mentre questo che è un macigno che veramente opprime lo stato di diritto e la legalità di questo paese, di questo non si parla. Giusta, giusta osservazione. Volevo chiedere a Irene questo: il Ferragosto è sempre stato, ormai da anni, tradizionalmente i radicali il giorno di Ferragosto vanno nelle carceri, e come, no, ormai non solo il giorno di Ferragosto, però è sempre stata una data particolare quella, no? Il 15 di agosto. E quest'anno la mobilitazione per i diritti dei carcerati è stata senz'altro importante. Ormai da più di 12 mesi, diciamo, i radicali sono impegnati quasi più che quotidianamente su questo fronte. Quindi questo Ferragosto, quello che si avvicina, probabilmente sarà il più importante ancora più importante rispetto a quello degli anni passati. L'Associazione Radicale del Detenuto Ignoto, Radicali Italiani, il Partito Radicale, quali iniziative sta meditando di organizzare in occasione del Ferragosto 2011? Guarda, come hai detto tu, iniziative ne sono state fatte molte e diciamo che innanzitutto ce ne sono ancora in programma, nel senso che prima del Ferragosto è previsto un convegno, un importante convegno di 2 giornate al Senato della Repubblica, diciamo partito dal Presidente del Senato Schifani, Sì. su iniziativa del Presidente del Senato Schifani, a cui noi stiamo lavorando. E dove porteremo le nostre, un pacchetto di proposte di riforma, oltre che approfondire in maniera bipartisan, in maniera allargata, tante personalità coinvolte o che dovrebbero essere coinvolte nella questione, per capire un po' se
magari a settembre si riuscirà ad aprire un dibattito di tipo parlamentare in sede legislativa su questo argomento. Quindi ci sarà questo importante convegno a fine luglio, primi di agosto. Il Ferragosto in carcere, non so ancora, ne abbiamo parlato, abbiamo iniziato a discuterne, se verrà fatto con la stessa modalità con cui è stato fatto nei 2 anni precedenti, o se invece ci limiteremo ad andare noi radicali, come sempre facciamo, o se eventualmente coinvolgere anche gli altri. Io ritengo che quella sia stata un'iniziativa importantissima, che ha dato anche i suoi frutti, diciamo, nell'immediato quando è stata fatta, no? Perché poi i giorni successivi alcuni parlamentari si sono resi conto della grave situazione, quindi magari hanno fatto un po' di interrogazioni parlamentari, un po' di comunicati stampa, dopodiché però lontano dagli occhi, come si dice, ci si dimentica di tutto, per cui insomma, nel frattempo in Parlamento hanno avuto numerose occasioni per poter varare provvedimenti legislativi, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, cioè se non si fa qualcosa a livello parlamentare non cambierà di sicuro niente, cioè noi possiamo fare tutte le dichiarazioni che vogliamo, ma dopodiché insomma è in sede legislativa che qualcosa può cambiare. E comunque di occasioni ne hanno avuto, c'è stato anche l'approvazione del DDL Alfano, no? Quello famoso svuota carceri che è stato additato come l'indulto, eccetera, eccetera, che però abbiamo visto che era partito bene come provvedimento, poteva far uscire così come era stato concepito e approvato dal Consiglio dei Ministri, perché anche questo va detto. Circa 15.000 persone ed è stato via via svuotato, svuotato di contenuti che si è arrivati a far uscire 1.700 persone, cioè niente nella condizione attuale delle carceri con quasi 70.000 detenuti. Così come sulle mozioni approvate in Parlamento, cioè noi, io credo che il governo, il Parlamento in qualche modo dovrebbe ringraziarci per tutti i contenuti a carattere legislativo che abbiamo presentato nelle mozioni. Abbiamo messo dei punti di riforma importantissimi che però magari vengono anche approvate queste mozioni e dopodiché rimangono lettera morta, no? Cioè, veramente su ogni fronte, anche sul fronte della trasparenza, ne abbiamo parlato prima. Se c'è un sistema opaco dove proprio non si riesce a vedere che cosa accade, ed è anche per questo che spesso avvengono delle violenze e magari le veniamo a sapere così perché si viene fuori il caso Cucchi. Ma noi, per esempio, anche su questo abbiamo, è stata preparata dall'Associazione del Detenuto Ignoto, presentato un disegno di legge dal titolo Anagrafe. Fatta ovviamente come dire, nell'iniziativa generale che come radicali negli ultimi anni abbiamo fatto, quindi quello della trasparenza dell'anagrafe pubblica degli eletti, abbiamo presentato un disegno di legge che prevede un'anagrafe digitale degli istituti di pena. Cioè noi chiediamo che il carcere venga in qualche modo fotografato e che tutti i dati vengano messi in rete, questo per dare la possibilità a chiunque voglia conoscere che cosa succede nelle carceri, di poterlo fare tranquillamente collegandosi a internet e andando a visitare carcere per carcere. Questo non viene fatto, comunque viene parzialmente fatto, nel senso che nel sito del Ministero della Giustizia ci sono alcuni dati, ma spesso sono dati vecchi e comunque bene o male sono i dati del sovraffollamento, qualche altro dato che riguarda i detenuti che lavorano, ma sempre molto approssimativo. Noi invece chiediamo di sapere anche le consulenze, a chi vengono dati i progetti, quanto si spende per determinate cose. E quindi anche questo era, per esempio, faceva parte di un punto di una mozione parlamentare presentata a Rita Bernardini, che è stata approvata tranne questo passaggio, cioè la parte che riguardava l'anagrafe digitale degli istituti di pena, il governo ha ritenuto che non poteva, non valeva la pena impegnarsi su questo, perché comunque potrebbe andare, come dire, a discapito di un'eventuale sicurezza, che non capisco che cosa c'entri, no? Quindi, cioè, quella che è una struttura, un sistema opaco, così vogliono che rimanga, insomma, c'è anche. Cioè, proprio la volontà di far sì che le cose non vengano fuori. E qui Certo, di tutto ciò non si deve parlare, deve stare nascosto come tanta altra polvere che insozza la Costituzione e lo Stato di diritto di questo Paese.
Sì, è per questo che poi vediamo anche che vengono fatti i piani carceri, viene dichiarato lo stato d'emergenza delle carceri che tra parentesi doveva, in realtà questo doveva già essere concluso a oggi, ma in realtà mi sembra che l'emergenza carceri ancora prosegua, ma anche lì, per esempio, sono stati stanziati 600 milioni di euro per questo piano carceri. Ora, Franco Ionta, capo del DAP, dichiara da poco durante un'intervista dove gli viene chiesto: ma questi soldi ci sono? Franco Ionta dichiara: sì, questi soldi ci sono stati già accreditati in un conto a mio nome alla Banca d'Italia. Ora, va bene che la Banca d'Italia sono conti istituzionali e quindi sicuramente, però dopodiché, cioè, siccome è previsto la riservatezza di questi conti e quindi non si può, tra l'altro anche la Corte dei Conti su questo ha bacchettato più di una volta il DAP, non si può sapere in che modo verranno spesi questi soldi, né a quali aziende, a quali ditte sono stati appaltati i lavori. E poi succedono cose come per esempio nel carcere di San Sebastiano di Sassari, no? Dove il carcere nuovo era stato dato in appalto alla ditta Anemone, il carcere è stato costruito, lasciato poi a metà perché Anemone è tutta la questione dove tra l'altro lui è finito agli arresti domiciliari nella sua bella villa romana, mentre i detenuti invece del carcere di San Sebastiano sono costretti a vivere in una struttura del 700, vecchissima, non solo con il bagno a vista, che vabbè, quello si trova in moltissime carceri, con la tazza, con la turca, le celle di 2 metri. 2 metri per due, due per due, con due persone che devono fare i turni per poter stare in piedi, non è neanche un muretto divisore rispetto alla tuta dove escono fuori i topi, non è una barzelletta. Io ho quelle cose che si dicono per fare creare, come dire, no, cioè io ho visitato quella struttura ed è una cosa indecente. I piccioni camminano indisturbati nei corridoi, le blatte sono all'ordine del giorno. Il tetto, il secondo piano di questo carcere è crollato perché la struttura è vecchissima, le celle sono sovraffollate, e però il carcere di Sassari per mesi e mesi e mesi è rimasto fermo a causa appunto di questi appalti dati non si sa bene come. Ora i lavori pare stiano proseguendo, in realtà doveva essere finito già da 2 anni, questo carcere ancora non lo è, ma così come questo, tantissimi altri, lo sappiamo, quante strutture sono state costruite, lasciate abbandonate, soldi spesi, buttati, nessuno ne sa più niente. E così si ostina a fare il governo, no? Con la sottosegretaria Casellati, quando dice la capienza tollerabile delle carceri, non è di 45.000 detenuti, ma di 64.000, tutto sommato stanno bene. Innanzitutto, già se si arriva a una capienza tollerabile vuol dire che si è derogato a delle leggi, a delle norme e quindi siamo comunque di fronte a un'illegalità. E poi voglio dire, l'altro giorno in un'intervista dove c'è stato anche Mario Staderini sulla RAI, che si sono decisi di come dire, dare un piccolo spazio di dibattito, ma noi sappiamo bene che per poter mandare un messaggio alla RAI abbiamo dovuto proiettare un videomessaggio di Marco Pannella sui palazzi della RAI, e quindi già questo ci dice a che punto siamo. La sottosegretaria Casellati diceva: io giro molto le carceri e quando le giro vado sempre con i giornalisti perché voglio essere obiettiva e voglio che i giornalisti vedano e poi riferiscano, rendicontino anche alla popolazione di ciò che accade. Io di queste visite che lei fa non ne so niente, leggo sempre i bollettini di Ristretti Orizzonti, difficilmente mi capita di leggere di carceri, di situazioni strane denunciate dalla sottosegretaria Casellati. Probabilmente lei va a visitare il carcere di Bollate, che è il fiore all'occhiello d'Italia, o altri istituti dove le cose funzionano bene, anche perché chiaramente è a vantaggio dell'amministrazione penitenziaria avere, come dire, questi istituti da mostrare, che vanno benissimo questi istituti, ma dovrebbero essere tutti così, non uno su 216 istituti. Certo, bene, il tempo è tiranno e potremmo stare qui a parlare ancora per ore di questo argomento, ma chiaramente ormai sono varie settimane che noi parliamo della situazione nelle carceri italiane. Oggi abbiamo parlato in particolare dell'amnistia e io credo che sarà sicuramente utile e necessario replicare altri appuntamenti su questi temi e se Irene sarà così gentile da
darci la disponibilità, sarà veramente importante per TV Radicale avere la possibilità di ricevere queste informazioni così preziose. Io Volentieri, grazie a voi. ringrazio veramente tutti, ringrazio Mariangela Pisano, ringrazio Gianni Colacione, ringrazio Irene Testa, ringrazio anche Marco Marchese che è caduto perché ha dei problemi di connessione. E quindi chiudiamo questa fase Grazie, del ciao. Radical Bar. Finisce qui il Radical Bar per oggi. Salutiamo tutti e in questo momento è prevista, prevediamo di trasmettere un documento originale, inedito, che in qualche modo diciamo, c'entra con la questione dell'amministrazione.